Cari amici, finalmente ce l'ho fatta, ci sono riuscito. Ho fatto sparire un po' di impegni ed ecco realizzata la tanto attesa puntata estiva di Hocus Domus. Come sempre, prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale. Buon divertimento! Benvenuti in questa nuova puntata di Hocus Domus, il programma di magia che si fa in casa, ma che si guarda sul web. In questa puntata ritroveremo alcune delle nostre rubriche preferite. I giovani maghi, il gradito ospite, la magia di oggi. A proposito di magia, voglio raccontarvi di quella volta in cui mi ritrovai coinvolto in una strana partita di poker. E già per il fatto che si giocasse con carte tanto grandi. Mentre ero intento a spizzare le mie carte, mi accorsi di avere in mano un bellissimo tris di 6. Probabilmente avrei potuto vincere la mano, ma il mio sesto senso volle informarmi che il mio avversario aveva in mano un punto migliore. Così scartai una carta e ricevetti un bellissimo 8 di cuori. Mi bastò schioccare le dita, fare un gesto magico e anche gli altri due sei si trasformarono in altrettanti otto. Con un tris di otto mi sentivo un poco più sicuro, ma il mio sesto senso volle ancora una volta informarmi che il mio avversario aveva in mano un punto migliore. E così scartai una carta e ricevetti un bellissimo jolly. Ora, non so se lo sapete, ma i jolly sono carte magiche perché valgono tutte le carte. Infatti mi bastò fare un gesto magico, schioccare le dita ed ecco che tutti gli otto si trasformarono in altrettanti jolly. Nessuno avrebbe potuto battere il mio tris di jolly e infatti vinsi la mano, anche perché il mio tris valeva doppio. Lo spazio dedicato ai giovani maghi è ormai una vetrina. In questa puntata si esibirà Francesco, un giovane mago che avete già conosciuto in una delle scorse puntate. Ha voluto inviarci un nuovo video e noi lo abbiamo accontentato. Vai Francesco, lo spazio è tuo. Per il secondo numero di magia vi farò vedere un gioco con le carte. Guardate. Da questo mazzo andrò a selezionare una carta, che in questo caso è il 4 di quadri. Vado a disperdere la carta e con un semplice schiocco di dita la vostra carta si girerà in mezzo a tutte le altre. La vostra carta è il 4 di picche. Ma come? Non è la vostra? Ah, perché questa carta è una carta indicatrice, cioè mi indicherà dove si trova la vostra. Guardate, se io conto 4 partendo da qui, 1, 2, 3, 4. Qui c'è il vostro 4 di quadri. Ma la cosa più bella è che le 4 carte che ho selezionato sono carte speciali. Infatti, abbiamo qui i 4 assi. Talvolta, a torto, si ritiene che l'arte della magia sia una forma di spettacolo di esclusivo appannaggio dei signori maghi uomini e che il ruolo della donna debba essere sempre quello di comprimaria, di assistente, per essere fatta lievitare, per essere tagliuzzata e poi ricomposta. In realtà, già nei secoli scorsi ci sono state maghe professioniste perfettamente in grado di tenere il passo con i loro colleghi maschi più numerosi. Vi presento Thalma. Nome d'arte di Mary Ann Ford, Thalma divenne famosa per la sua destrezza con i giochi di prestigio e in particolare nella manipolazione con le monete.
tanto da meritarsi il titolo di Regina delle Monete. Negli anni Ottanta, Linda Lorenzi seppe diventare, da assistente del grande mago Tony Binarelli, una fantastica illusionista. E potrei continuare con gli esempi, ma mi piacerebbe affrontare di nuovo l'argomento in una delle prossime puntate. Per quello che riguarda questa puntata, signore e signori, sono lieto di annunciarvi che per la prima volta il gradito ospite non sarà un uomo, bensì una donna. Signore e signori, ecco a voi l'illusionista Liliana Longin! Liliana Longin vive il settore dello spettacolo da circa 17 anni. Si è formata sul campo, ma pure frequentando sia i luoghi della formazione magica come il Club Magico Italiano che affermati professionisti come il maestro Mago Paladino. Liliana è perfettamente in grado di esibirsi in qualunque contesto, dalla festa privata al grande palcoscenico. Si è esibita in importanti teatri europei come Le Folies Bergère di Parigi e si è esibita in televisione su Rai 2 e su Canale 5. Per la magia di oggi ho deciso di presentare una mia creazione che ho chiamato Carte e Fish. Selezioniamo una carta. Bene, vediamo subito su quale carta ci siamo fermati. Un bellissimo 4 di fiori che perdiamo all'interno del mazzo. E adesso guardate. La fish scompare. Vediamo se è successo qualcosa all'interno del mazzo. Incredibile, la fish è ricomparsa stampata sul dorso di una carta. È veramente stampata. Fantastico, vediamo sul dorso di quale carta. Sul dorso del 4 di fiori. Incredibile. È veramente fantastico. E adesso guardate, basta flettere la carta ed ecco che la fish ricompare. Si distacca dal dorso della carta e torna a essere tridimensionale. Ma c'è una cosa che non vi ho detto. In realtà la fish non avrebbe mai potuto stare sul dorso della carta. Per un semplice motivo. La fish è molto più grande della carta stessa. Direi. E per questa puntata estiva è tutto. Spero che vi siate divertiti e se vi siete divertiti non dimenticate di lasciare un bellissimo like. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti da Max Barile. E se sei un giovane mago
e vuoi esibirti nello spazio dedicato ai giovani maghi, non esitare a contattarmi.